Il problema del riciclo dei rifiuti è senza confini. Mentre l'Italia è alle prese con lo smaltimento della plastica, in Sud America c'è chi sta molto peggio. Vi racconteremo una storia che arriva dal Cile. Bambini e bambine assieme su un campo da calcio. Ciò che sembrava impossibile ora si è realizzato. Si è scoperto che le femminucce riescono ad essere persino più brave dei maschietti. Viaggio alla scoperta del fenomeno LeBron James. Scopriamo che cosa fa per garantirsi una carriera nel basket americano che appare davvero senza fine. Harry Potter, il cruciale premaghetto della letteratura e del cinema, è messo in mostra a Milano e tutta la città si è scoperta invasa dai simboli della saga. Benvenuti a TGMag. Questa settimana partiamo da un'emergenza che coinvolge tutti noi abitanti del mondo a tutte le latitudini. Su questo tema esiste una contrapposizione netta tra i paesi della realtà occidentale e le nazioni degli altri continenti. Partiamo proprio da questo contrasto stridente, che per una volta smentisce il luogo comune degli italiani poco virtuosi. Quello dei rifiuti è un problema che l'Italia conosce fin troppo bene. Siamo ormai abituati a vedere immagini come queste, in cui aree verdi e strade cittadine sono invase da immondizia di ogni genere. Ci sono addirittura città come la Napoli di una decina d'anni fa o la Roma di oggi, dove la questione smaltimento si ripropone a cicli continui. Quello che forse non sappiamo, invece, è che il nostro paese è primo in Europa per il riciclo dei rifiuti. La cifra è del 76% contro una media europea del 37%. Anche i dati sulla raccolta differenziata mostrano un'Italia virtuosa. Noi italiani produciamo ogni anno oltre 30 milioni di tonnellate di rifiuti, 261 kg a testa, e ne ricicliamo oltre la metà, 15,8 milioni di tonnellate. Il divario territoriale è comunque un ostacolo fortissimo. Le regioni del nord riciclano oltre il 64% dei rifiuti che producono, quelle del centro sfiorano la metà del totale, mentre al sud non si arriva neppure al 40%. Perché allora il problema rifiuti si trasforma spesso in emergenza? Una possibile risposta sta nello scarso riciclaggio della plastica. Rispetto al totale dei rifiuti differenziati, il 41% è organico, il 20% carta e l'11% vetro. Gli imballaggi di plastica, invece, arrivano appena al 7,8%. Insomma, bene, ma non benissimo. Chi sta peggio è sicuramente Sud America. Vi proponiamo un'intervista con uno degli autori del reportage vincitore del premio PESU, che passa in rassegna tutti i servizi che puntano alla sostenibilità, organizzato dall'Università Cattolica di Milano con il gruppo Entel, tra le principali aziende di telecomunicazione che operano nel continente. Di fronte alle coste del Perù e del Cile c'è una isola di plastica che misura 2 milioni di chilometri quadrati ed è più grande del Messico. Quali sono i dati circa il riciclo di spazzatura e sopra la produzione di rifiuti in Cile? Il plastico, las bolsas plásticas, è un tema in mio paese. La plastica è una questione centrale in Cile. È emersa da quando il mercato ha iniziato a svilupparsi negli anni 70, le persone hanno iniziato ad usare le borse di plastica per fare la spesa. Così queste borse di plastica sono cresciute di dismisura tanto da diventare un oggetto comune. Adesso stanno proibendo la loro produzione in Cile. Per fare un confronto, proibiendo la produzione di immondizia tra il mio paese e l'Italia. In Cile ogni abitante produce 1,1 kg di immondizia, in Italia 1,4 kg. La differenza quindi non sta tanto nei numeri quanto nel fatto che in Cile solo l'1% dell'immondizia prodotta viene riciclata, cioè il 99% va in discarica. In Italia invece quasi un terzo dell'immondizia viene riciclata. Per questo è un tema molto importante per lo Stato e che ha preoccupato il 99% va a un basural. Nonostante questo, nonostante il problema, però le persone, la maggior parte delle persone non sembra preoccupata. Come mai? Purtroppo la gente non si rende conto del problema della plastica, non ha idea che esista una città di immondizia nel mare. È una questione di comodità, è molto più facile pensare che ci pensino gli altri, che non siamo noi che possiamo risolvere il problema. Quindi è un problema, una questione di comodità e di consapevolezza. Sono ormai lontani i tempi in cui il calcio era uno sport solo per i maschi. Ora nelle società sportive dilettantistiche può capitare che bambini e bambine giochino fianco a fianco nella stessa squadra. Vi raccontiamo un'esperienza vissuta in un'accademia calcistica nella periferia milanese. L'idea è la stessa, cioè fondamentalmente il calcio è uguale per tutti. Mette molta grinta, questo sì. Sia io che il mister abbiamo l'abitudine di trattare tutti nello stesso modo, quindi richiediamo a tutti le stesse cose.
anche perché fondamentalmente il calcio è quello, insomma. Che ruolo fai? Io faccio attaccante centrale, però al mister piace mettermi un po' in tutti i ruoli. Come ti è nata la passione del calcio? Da quando ti piace più o meno? Da quando avevo un fratellino più piccolo, che per gioco volevo trovare qualcosa da fare con lui e ho deciso di iniziare a mettermi a giocare. Diciamo che inizialmente facevo solo per divertimento, dopo avendo avuto altri amici ho iniziato a giocare con loro. Mi ha detto che ero brava, se volevo andare a giocare con loro, mi sono unita. A furia di mia moglie di dirmi portala a giocare, e io avevo la passione del calcio e quindi gli ho attaccato alla passione del calcio. Mi sembra una risposta un pochino ironica, sentiamo l'altra versione. Sì, direi che non è assolutamente così, preferivo facesse altro, ma chiaramente è una passione. Ho avuto poche possibilità di manovra, spero di averle in questi anni, ma per adesso lei è veramente innamorata. Tante volte capita che sono magari lì a guardarla e dico: Marianna, ma stai attenta, oppure urlo e dico: ma guardate che è una femmina, insomma un po' più di attenzione. E lei invece no, lei gioca assolutamente alla pari, si sente alla pari e gioca alla pari. È capitato che ho fatto prendere un fallo in area di rigore alla mia squadra ed si erano proposti tutti di andare a battere il rigore e il mister ha mandato me, ma nessuno voleva che battevo io, e dopo quando ho segnato invece erano tutti felici. Da chi campione spera di diventarlo a chi campione lo è già, celebrato in tutto il mondo del basket. Parliamo di LeBron James, diventato un convinto cultore della cura del proprio corpo, segreto della sua longevità sportiva. LeBron Raymond James, ora come ora è lo sportivo più dominante del pianeta. La stella dei Cleveland Cavs, a quasi 34 anni, è in grado ancora di fare questo tipo di giocate. Dopo 15 anni di carriera e 50.000 minuti giocati, viene da chiedersi come sia possibile. I ritmi della NBA impongono una cura del corpo maniacale. James passa diverse ore al giorno ad allenarsi e a potenziare muscoli da incredibile Hulk. Utilizza la crioterapia, una tecnica che riduce il dolore e le infiammazioni. In questa criosauna si può passare da una temperatura di meno 60 a meno 130 gradi. La camera iperbarica invece è una specie di sacco a pelo che gli permette di respirare ossigeno puro e di recuperare al meglio dopo le partite. Flavio Tranquillo, la voce dell'NBA in Italia. Tu che hai commentato tante volte anche dal vivo LeBron James, che cosa ti impressiona di più di lui quando lo vedi giocare? Beh, quando lo vedo giocare è un miliardo di cose ovviamente, però sinteticamente la combinazione tra potenza, dimensioni, destrezza, tecnica e comprensione del gioco. Quanto investe LeBron James in termini di denaro e anche di tempo nella cura del suo corpo? Beh, non saprei fare una cifra, ma sicuramente è un investimento molto importante, un investimento decisivo ed è un investimento nel vero senso della parola, perché per uno che ha giocato più di 50.000 minuti nell'NBA essere in queste condizioni in questo momento significa proprio andare a riprendersi i dividendi di quegli investimenti fatti durante le 15 stagioni. LeBron James in questo momento è Black Panther, che non è il comic della Marvel, bensì è un uomo in carne e ossa e soprattutto pensiero, che sta parlando per la coscienza degli afroamericani. Proprio evidentemente ha preso lui la responsabilità di denunciare gli spossessamenti dei corpi degli afroamericani, di parlare apertamente di quello che succede negli Stati Uniti dall'alto del suo inarrivabile status atletico. È una responsabilità grande, però che penso gli dia anche una forza immane, direi, che si vede sul campo. E ora parliamo di un mago vero che ha fatto sognare miliardi di ragazzini di generazione in generazione. A Harry Potter è dedicata una mostra che ha letteralmente invaso le strade di Milano. Con questo servizio tra realtà e finzione vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Per raggiungere Hogwarts non occorre salire sull'Hogwarts Express al binario 9 e 3 quarti. Dal 19 maggio al 9 settembre basterà prendere la Metrolilla a Milano e raggiungere la Fabbrica del Vapore. Questo, infatti, il luogo della mostra Harry Potter The Exhibition, nella quale ci si potrà immergere nel magico mondo del maghetto che ha incantato milioni di lettori. Una mente pronta. Tu appartieni a Corvo Nero! Corvo Nero, Ravenclaw! Casa misteriosa e molto potente. Costumi di scena, pozioni e bacchette, gli oggetti principali della mostra ricca di colpi di scena, con mollicci rinchiusi dentro armadi e mandragore da estrarre dai vasi.
A invadere di magia la città di Milano erano già state nei giorni scorsi le installazioni in giro per la città, con le rappresentazioni di Dobby, la Nimbus 2000, il cappello parlante e la Ford Anglia dei Weasley. Questo è solo un assaggio, il resto della mostra è tutto da vedere.